neanche mezzanotte, siamo fuori di testa. Prende bene pure Maracaibo alla quarta vodka. Prende bene un'amica, si fa sempre più corta. Prende male solo la vicina che ci bussa alla porta. Chi è? Sei entrata tu e ti ho visto per la prima volta. Noi siamo i Take That, vieni con me, ci scioglieremo dopo un tour mondiale. Siamo i Daft Punk, baby, esploderemo. Amiche e amici cilentani, chi di noi nel Cilento, ma nel meridione in generale, non ha il classico amico che è emigrato al nord e torna dopo 2 mesi magari in vacanza e lo sentite che arriva giù e uè, se che? Allora, tutto bene? E tu lo guardi e dici, ma chi sei? Esci da questo corpo. E quindi la mia mente perversa cosa fa? Declina le mie fantasie nella cucina. Quindi cosa ho pensato? No? Ho pensato che questo mio amico che è andato a Milano, appena andato a Milano va in un ristorantino e assaggia, cosa assaggia? La classica ricetta milanese, l'os bœuf, che sarebbe il risotto alla milanese con lo zafferano e l'osso buco. E dice, maronna quanto è buono, e quindi parte da Milano per venire in ferie con la voglia di riproporlo e farlo assaggiare a tutti gli amici questo risotto alla milanese. Ma per strada si ferma a Roma, e se a Roma che fai? Non te la mangi una cacio e pepe? Una matriciana non te la mangi? Quindi ritorna poi il paesello e mesca tutte cose, perché alla fine, ok, noi dobbiamo essere orgogliosi delle nostre tradizioni, dobbiamo provare a fare le cose fatte bene, con le tecniche giuste, eccetera, eccetera, eccetera. Ma alla fine l'importante è che il piatto è buono. Quindi io mi sono divertito, divertitevi pure voi, mischiate e adesso vi dico cosa facciamo. Quindi noi faremo proveremo a fare questo risotto, questo tentativo di risotto alla milanese, quindi un buon riso carnaroli, dello zafferano, un brodo vegetale, però a Roma quindi abbiamo mangiato la cacio e pepe e la matriciana e quindi poi cosa andremo a fare? Andiamo a farci sudare un po' di guanciale, faremo la nostra cacio e pepe con del pecorino, però poi l'amico mio è cilentano e quindi che fanno? Pochi caci ricotti di grappa, non giù metti? Certo che non già la mette. E alla fine l'amico nostro che non sa cucinare ma vuole cucinare, come inizia a cucinare, fa il primo errore, che fa? Brucia la cipolla. E quindi noi che andremo a fare una polvere di cipollotto bruciato. Questo è tutto. Partiamo sempre con la cosa più lunga da fare, così cerchiamo di ottimizzare i tempi. Quindi la cosa più lunga da fare qual è? Dobbiamo bruciare il cipollotto, ok? Quindi abbiamo i nostri bei cipollotti, ben lavati, andiamo a pulirli. Perfetto. E ora lo andiamo a tagliare più fine possibile. Tagliamo a metà, ci diamo sempre il nostro appoggio dritto e andiamo col coltello a tagliare. Prendiamo il nostro cipollotto e lo distribuiamo bello steso in una teglia da forno. Così. Stendiamolo bene. E adesso mettiamo il forno a 120 gradi per 3 ore. Lo mettiamo dentro e lo facciamo bruciare. E secondo voi vi faccio aspettare 3 ore? No, l'abbiamo già fatto. Eccolo qua, dopo 3 ore è il nostro cipollotto bruciato, che è cascato, vieni qua, dove vai? Sentite? Adesso andremo a fare una bella polvere. Andiamo a frullarlo, semplice, in un bimby, in un cutter, un frullatore immersione, tanto è semplicissimo ed è molto veloce.
luogo. Eccola qua, ci serve un po' grossolana. Questa è la nostra polvere di cipollotto bruciato, quindi il nostro amico, poverina, ha bruciato la cipolla. Bene, ora impostiamoci per il risotto, però mi dovete fare una cortesia personale. Levate sti dadi da mezzo, che i dadi, dateci un casino, ma un brodo vegetale, anche perché in questo caso ci serve un brodo proprio molto liscio, molto in sapore, quindi sedano, carote e cipolla. A freddo, una pentola con l'acqua, mettiamo dentro il sedano. Ci mettiamo dentro qualche pezzettone di carota, tagliata così, guardate quanto ci stiamo mettendo 30 secondi, 30, cronometra, facciamo 40, facciamo un minuto, però dai, fatevi un brodo vegetale a casa, basta con questi dadi, questi insaporitori, è tutto qua il sapore, è tutto qua, mezza cipolla. Il fuoco, abbiamo fatto il brodo vegetale, ci vuole tanto? Dai, su, basta con questi dadi, su, casino, quanti ne volete? Allora, intanto che il brodo comincia a sobbollire, a scaricare un po' gli aromi delle verdure, ci prepariamo il guanciale che ci servirà per fare il nostro risotto alla milanese, cacio e pepe, amatriciana, con un po' di cacio e ricotta di capra, ok? Quindi l'amico si è fermato a Roma, che gli hanno detto che la matrice c'era un buon guanciale buonissimo, e abbiamo questo nostro bel pezzo di guanciale, eccolo qua, veramente, veramente un bel prodotto questo, devo dire la verità, ottimo. Quindi andiamolo a pulire, andiamo a togliere la cotenna. E questa risulterebbe leggermente duretta, Ci eliminiamo anche un po' questo pepe che serve alla stagionatura del prodotto, ok, andiamoci a tagliare ancora un po' qua, benissimo, cominciamo a tagliarci le nostre belle fettone spesse di guanciale, per una porzione ne facciamo due, va? Due fette sono più che sufficienti. E ci andiamo a tagliare i nostri bastoncini di guanciale, eccoli qua. Poi volete fare i quadratini, fate i quadratini, volete fare i bastoncini, fate i bastoncini, l'importante è che lo tagliate più o meno di questo spessore, perché adesso lo andremo a far sudare in padella. Voi direte, ma il guanciale suda? Si è affaticato? No, suda nel senso che lo metteremo in padella lento, e andremo quindi a far sciogliere il grasso e far sì che poi questi bei bastoncini diventino croccanti. Ok, quindi andiamo con la padella, fuoco dolce, andiamo a mettere i nostri bastoncini di guanciale, li stendiamo bene, senza ovviamente alcun tipo di grasso, né olio, né burro, nulla, perché ovviamente guardate quanto ce n'è. E questi ora li facciamo sudare, come sudo io sotto alle luci, sotto la cappa, vicino ai fornelli. Gli facciamo rilasciare tutto il suo grasso e facciamo sì che diventi bello croccante. Siamo lì dietro al guanciale, cerchiamo di farlo diventare bello croccante, ma non lo lasciamo bruciare. Sta già scaricando un po' quello che è il suo grasso. Vedete perché non serviva olio? E non siamo neanche a metà, Piano piano, lento. La cucina è anche attesa, È anche attesa.
Bene, bene, bene. Allora, il nostro guanciale è diventato bello crunch, come si suol dire oggi. Croccante. Allora, pieghiamo la padella in modo che, diciamo, l'olio rilasciato non lo andiamo a prendere. Ce lo mettiamo da parte, il guanciale, che ci servirà in chiusura per andarlo a mettere sul nostro risottino. Ma secondo voi, no? Ma questo non è saporito? Eh sì, e questo ce lo andiamo a mettere poi dopo, un po' nel risotto. Però andiamolo a filtrare un po'. Guanciale pronto. Mo amafo risotto. Ora facciamo i seri un attimo. Partiamo con il risotto. Come detto, un buon carnaroli potrebbe andare bene anche un vialone nano come riso. Ora facciamo quella che è essenziale, la parte iniziale essenziale per un buon risotto, che è la tostatura del riso. Quindi momento scientifico di divulgazione e di informazione. Magari ci mettiamo pure la sigletta di Super Quark. Perché, a parte gli scherzi, perché si tosta il riso? Perché dovremo andare a sigillare il chicco, quindi a tostare appunto, a sigillare il chicco affinché non si sfaldi in cottura. Quindi quando mangiate un risotto e sentite magari il chicco che è un po' farinoso, vuol dire che non è stata fatta una tostatura accurata. Ora ci sono varie scuole di pensiero sulla tostatura, c'è chi la fa con un grasso, quindi parte con l'olio, e il risotto alla milanese prevedeva anche magari di partire con un fondo di cipolla, però noi la cipolla l'abbiamo bruciata e quindi non la mettiamo. Quindi noi facciamo la nostra tostatura a secco. Quindi un bel tegame per il risotto, quindi un tegame alto, una fiamma vivace, e andiamo a mettere per una porzione, facciamo un pugno e mezzo, facciamo due pugni di riso, e aspettiamo che si tosti, non lo tocchiamo, contiamo fino a 30 e andiamo a saltarlo una volta, di modo che giriamo il chicco, abbassiamo un po' la fiamma. Contiamo fino a 30, 1, 2, 3, 4, 5, eccetera, 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 eccetera. E di nuovo, un'altra saltata. Con il dorso della mano, io ho il guanto ma si sente comunque, sentiamo la temperatura del riso. Quando ci scottiamo la mano, allora il riso è ben tostato. Ancora un po'. Ci siamo quasi, ultima saltatina. Ora sì, e allora partiamo con il risotto. Il nostro brodo ci aiutiamo con un colino e andiamo a bagnare il riso. E cominciamo a girare, gira il mondo, gira. E adesso il risotto va curato, va seguito, va coccolato. Quindi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo creare un effetto spugna, quindi facciamo assorbire il liquido e glielo andiamo a mettere, come quando strizziamo la spugna. Perché? Perché così i nostri chicchi scaricheranno bene il loro amido e ci verrà un bel risotto bello cremoso cremoso. Allora, nel frattempo che aspettiamo il riso, che andiamo a girare di tanto in tanto, facciamoci la nostra, chiamiamola pasta, pastella per la cacio e pepe. Ok? Quindi, abbiamo detto, Milano si è fermata a Roma, la matriciana, quindi c'era il guanciale, adesso andiamo a mangiare la cacio e pepe che va col pecorino, però lui è cilentano e quindi faremo un po' di pecorino e un po' di cacio ricotta nostra. Andiamo a farci una bella grattugiata. Non lesinate, e andiamo con la cacio ricotta. La cacio e pepe, ci vuole pepe assai, il pepe macinato fresco gentilmente, grazie. Abbondiamo, dobbiamo sentirlo il pepe. Cacio, pepe, andiamo a mettere poco brodo, andiamo a stemperare il brodo e shakeriamo un po', se vediamo che ci serve ancora un po' di liquido, e in questo caso ci serve, ce ne mettiamo un altro po'. Attenzione, perché il risotto ha bisogno di brodo, eccolo qua,
andiamo a inumidire, non lo abbandoniamo mai il risotto, eh? Sempre all'occhio, sempre all'occhio. Eccolo qua. Continuiamo a farci la nostra pastella. Ora ce la lavoriamo un attimo con una spatola. Ok, questa è più che sufficiente, eh? Secondo me è anche tanta per un risottino. Abbiamo la nostra pastella che andremo a mettere in mantecatura nel nostro risotto alla milanese, cacio e pepe, amatriciana e cilentano. Siamo circa a metà cottura del riso, dobbiamo fare il passaggio dello zafferano. Dobbiamo andare a inserire nel riso lo zafferano, che ovviamente è meglio in pistilli. Mannaggia, ho trovato oggi e quindi ci toccherà questa in polvere. Quindi cosa andiamo a prendere? Un po' di brodo, mettiamo il nostro zafferano, appoggiamo lo zafferano qui. Una nostra mestolino di brodo, le andiamo a stemperare nel mestolo. Eccolo qui. Giriamo, vedete che il riso sta assorbendo bene? Facciamo una giratina e andiamo giù a inumidire di nuovo il riso, che magicamente diventerà giallo, eh? Ma quante ne so, quante ne so! Ci siamo. Ora passaggio fondamentale, mantecatura del riso. Fuoco spento, spostiamoci, lasciamolo scendere un attimo di temperatura e andiamo a mantecare. Burro ghiacciato. Non so se avete visto, io non ho messo sale perché ovviamente andremo a mettere il pecorino, il cacio e ricotta di capra. Andiamo a mettere la nostra pastella per il cacio e pepe. Ve lo ricordate quel grassetto del guanciale? Ce ne mettiamo poco. E ora si shakerà e si manteca. Ok, riso mantecato, se vuoi vedere, eccolo qua, bello morbido, umido. Copriamo, facciamo riposare giusto 2 minuti e impiattiamo. Siamo pronti e impiattiamo, l'amico milanese impiatta, eh? Mettiamo il nostro bel riso centro, gli diamo un po' di colpetti sotto e lo andiamo a stendere un poco. Il nostro guanciale così alla brutazza, come viene lo mettiamo. Qualche pezzettino ancora, eccolo qua, che lo sentiamo ogni tanto sotto i denti, è piacevole, eh? Voilà. Sempre il nostro ordine e disordine. E per chiudere la nostra cipolla bruciata. Andrà a colorare, a dare un po' un senso di affumicato, un po' di fresco. E l'amico cilentano è tornato da Milano. Ha sbagliato tutto perché ha bruciato la cipolla, ha confuso Roma con Milano, cacio e pepe, amatriciana, risotto alla milanese, ossobuco, eccetera, eccetera. Però alla fine, quello che conta cos'è? Che sa da assaggiare. Si deve assaggiare. Vediamo che è successo. Allora, il risotto mi sembra abbastanza cremoso, quindi la mantecatura è fatta abbastanza bene. Eh? Vado? Ha sbagliato l'amico, ma è buono assai. Questa cipolla bruciata è simpatica. E poi pigli sto pecorino e sto cacio ricotta che si sente che fa un po' più l'aggressivo. Il guanciale è stato dolcezza affumicato della cipolla, buono. L'amico è tornato da Milano, è stato 2 mesi a Milano e parlava il milanese quando è arrivato a casa, se che è, allora testina. Però mescano, ho fatto un buon risotto. Ciao, alla prossima. Ciao a tutti.
neanche mezzanotte, siamo fuori di testa. Prende bene pure Maracaibo alla quarta vodka. Prende bene un amico, si fa sempre più corta. Prende male solo la vicina che ci bussa alla porta.